Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Argomento: ancora più potere dei vescovi del Nord Europa sul concilio. 15 novembre 63. A nome di numerosi moderatori, il cardinale Lercaro legge al Papa un rapporto delle attività della seconda sessione. Ritenendo che i lavori non proseguano con celerità, egli chiede che il metodo del voto consultivo, quello indicativo, impiegato il 30 ottobre, sia ufficializzato e generalizzato. La richiesta è rigettata. I cardinali moderatori, i quattro, devono rispettare la loro funzione, che conferisce loro solo un potere amministrativo. La direzione politica appartiene alle commissioni conciliari, che fissano la linea da seguire. Ossia, le commissioni danno un'indicazione di sviluppo e i moderatori devono gestire i dialoghi tra i vari vescovi seguendo quella linea di sviluppo stabilita dalle commissioni. Le commissioni basano la linea politica dai 2150 suggerimenti preconciliari e anche dai limiti teologici e dei precedenti concili. Sì, non è una cosa libera dove ognuno può proporre quello che vuole. Vediamo la risposta del Papa. Nei giorni che seguono, giungono al Papa numerose lettere di vescovi o di conferenze episcopali in cui si chiede di rifondare le commissioni conciliari. Se non si può usare il voto indicativo e bisogna seguire le commissioni, allora riformiamo le commissioni. Procedendo a nuove elezioni o aumentando il numero dei loro membri. L'obiettivo è chiaro, secondo il settimanale DEC francese. L'Alleanza Europea vuole controllare tutte le commissioni, aumentando la presenza dei riformatori, i super progressisti. Vediamo la risposta del Papa. Cosa accade? 21 novembre, sei giorni dopo. Il segretariato generale annuncia che il Papa ha deciso di aumentare il numero dei membri di ciascuna commissione, affinché, virgolette, il lavoro delle commissioni conciliari proceda più rapidamente. Le commissioni passano da 25 a 30 membri. È un po' un controsenso aumentare le persone affinché la commissione lavori più rapidamente. In genere è il contrario. Se da 25 passavano a 10, i lavori sì che andavano molto più velocemente. Comunque, si chiede di procedere a nuove elezioni. Di questi 5 membri per ogni commissione. In pochi giorni l'Alleanza Europea compie un lavoro colossale. Appronta una lista elettorale internazionale imbattibile. Si assicura gli appoggi dei diversi gruppi, organizza delle riunioni, in particolare alla Domus Mariae, sotto la direzione del Monsignor Vellot. Costituisce dei gruppi di pressione. Alla vigilia del voto, l'Alleanza Europea, i vescovi del Nord Europa, ha dalla sua parte 65 conferenze episcopali. Da ora in poi si può parlare di una alleanza mondiale. Ecco che adesso si può parlare di
larga maggioranza modernizzatrice, come diceva Walter Kasper. Adesso, il 21 novembre del 63, quasi alla fine della seconda sessione conciliare. 28 novembre, 7 giorni dopo. Elezioni per aumentare il numero dei membri di ogni commissione teologica. I risultati non hanno niente di sorprendente. Tutti i nuovi membri appartengono all'Alleanza Europea. Ripeto. Tutti i nuovi membri appartengono all'Alleanza Europea. Tedeschi e austriaci sono nuovamente sovrarappresentati. Certuni non hanno alcuna delle competenze teologiche richieste, ma sono degli eccellenti portavoce. Ecco allora dove si trovava effettivamente la larga maggioranza di Walter Kasper. Nella direzione del concilio. Erano già presenti nelle commissioni e adesso aggiungono altri 5 membri in ogni commissione. Da questi centri di controllo, la larga maggioranza di Kasper ha potuto compiere un'attività di pressione e di compromesso di quanti più possibile dei 2200 vescovi votanti, per conquistare il consenso sulle loro modifiche dei testi. Argomento: ordini religiosi. Per esempio sono i francescani, i benedettini, gli agostiniani, i camaldolesi, questi qua. 14 ottobre. Quando il capitolo sulle religioni, probabilmente sui religiosi, viene modificato dalla commissione coordinatrice, l'Unione Romana dei Superiori Maggiori reagisce. Si tratta di un gruppo minoritario di 125 padri conciliari appartenenti a degli ordini religiosi. Essi sono particolarmente scontenti della nuova visione della vita religiosa, troppo apertamente laicizzata, che l'Alleanza Europea tende ad imporre. Infatti, un laico entra in convento per uscire dalla laicità e diventare religioso. E ora il concilio vorrebbe laicizzare la vita religiosa, ossia distruggerla. Ovvio che provoca resistenze. Però i vescovi del Nord Europa volevano laicizzare la vita religiosa perché i protestanti o non hanno ordini religiosi oppure sono ordini mezzi laici. Perciò gli ordini religiosi cattolici erano un ostacolo alla protestantizzazione della Chiesa cattolica. 7 novembre, circa 3 settimane dopo. Il cardinal Döpfner, che fa della riforma dei religiosi una questione personale, fa di tutto per impedire che i sostenitori della tradizione si esprimano sull'argomento. Alla fine legge un testo da lui redatto che pretenderebbe di rappresentare la posizione dei conservatori, privati della possibilità di intervenire. Ma che bel concilio nello Spirito Santo. Egli è breve, oscuro e inesatto. Cosa accade? 7 vescovi religiosi si riuniscono in un gruppo chiamato Segretariato Vescovi e gridano alla dittatura. Ben presto si uniscono a questi altri 35 padri,
A capo si trova Monsignor Perantoni, arcivescovo di Lanciano, già superiore generale dei francescani. Osservare, i tradizionalisti denunciano la dittatura, che è lo strapotere di un piccolo gruppo. Non denunciano che la larga maggioranza non ascoltasse la minoranza. E però, per tutte le conquiste di potere effettuate dai vescovi del Nord Europa, più che di dittatura, si dovrebbe parlare di colpo di Stato, sud concilio. 13 novembre, una settimana dopo. L'Unione Romana dei Superiori Maggiori si associa a Segretariato Vescovi. Essi conducono insieme un programma d'azione volto a far pressione sul concilio perché sia reintrodotto un capitolo sui religiosi. 28 novembre, 15 giorni dopo, l'Unione Romana dei Superiori Maggiori e il Segretariato Vescovi raccolgono 679 consensi tra i padri conciliari. E dunque Paolo VI fa sapere a Monsignor Perantoni che nel corso della terza sessione, quella successiva, nello schema sulla Chiesa verrà inserito un nuovo capitolo intitolato «Dei religiosi». È la prima sconfitta dell'Alleanza Europea, dovuta ad una reazione che ha saputo organizzarsi. Quindi, dall'11 ottobre del 1962 fino al 28 novembre del 63, secondo il settimanale francese DEC, i vescovi del Nord Europa avevano spadroneggiato. Osservazione. Prima erano 125 e adesso sono diventati 679. Dunque, quando un gruppetto riesce a parlare liberamente, poi raccoglie anche il 25-30% dei consensi tra i 2200 vescovi. Dunque, nuova smentita sulla famigerata larga maggioranza di Walter Kasper. La chiave per diventare maggioranza si chiama controllo dei lavori. Dunque, nuova dimostrazione sull'assenza dello Spirito Santo. Perché nel concilio, più che la libertà di opinione e la ricerca personale di informazioni, c'era, da una parte, l'insistenza dei modernizzatori al potere e, dall'altra, dei disperati che gridavano alla dittatura. Ma che bel concilio! Tra questi contrasti interni, i bisogni dell'uomo comune sono inevitabilmente assenti. Bilancio dopo la seconda sessione. A questo punto si hanno sufficienti informazioni per una prima conclusione sul concilio. Il concilio si è trasformato in un enorme parlamento di 2400-2200 soggetti. Ma tutti questi vescovi non avevano mai lavorato in un parlamento come fanno i politici tutti i giorni. E indagatore, qua c'è il prossimo video.